Carta di credito. Valeria sceglierà il mio outfit. Andiamo in cassa. Abbiamo trovato i tuoi pantaloncini. Ciao a tutti e a tutti. Do you know? Noi da YouTuber. Benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, in questo momento, come avrete notato, non siamo né in camera, né in casa, né da nessuna parte. Siamo in un luogo pubblico, ovvero in centro, in Duomo. In Duomo, proprio dove tutti ci sentono, ci guardano, ma noi... Insomma ragazzi, oggi siamo tornati, o meglio, siamo tornati. Sono tornato e lei per la prima volta è sul mio canale. Oddio, che onore! Questo è il pezzo mio preferito! Ora tornerò a rompervi spesso. E in questo video... Sto morendo di caldo in tutto ciò. Faccio così? E sento che mi sto per sciogliere. Sta per sciogliere. Prima di tutto volevo dirvi che è uscito un video anche sul suo canale. Quindi se ancora non l'avete visto, qua sotto vi lasciamo il link e andatelo a vedere. Stavo per dire fate swipe up, ma qua non c'è lo swipe up. Cosa faremo nel video di oggi? Come avrete letto dal titolo, oggi Valeria, Vale Vedovatti, sceglierà il mio outfit. Oddio che ricordi, tu hai scelto il mio outfit nel video degli influencer comanda la mia vita. È vero. Io ormai sono la stilista personale di Luciano Spinelli. Ragazzi, per qualsiasi cosa contattatemi. Mi viene da piangere onestamente, perché mi ricordo l'outfit che mi avevi fatto mettere. Dovrei scegliere come dovrò vestirmi. Questo è l'outfit che lei ha scelto. È vero, è vero. Pantaloncini verdi e camicia a quadretti bianchi e neri. Preparati per oggi. Sarà divertente. Non sarà semplicemente uno sceglierà il mio outfit, ma lei prenderà anche la mia... Cosa? Carta. Carta di credito. Andiamo a fare un po' di shopping, ragazzi. E spenderà i miei soldi. Striscia, striscia. Come vuole lei. Sarà lei a scegliere tutto quello che dovrò comprare. Questo video mi piace tantissimo. Lo possiamo fare più spesso. Ma sta zitta! Non sono pronto. Mi auguro che Valeria abbia il senso della moda e abbia il buon senso. Valeria Ferragni è rinomata, quindi state tranquilli, farò dei capolavori. Già li vedo tutti, proprio i capolavori. Bellissimi. Anche il mio conto sente già il capolavoro. Esatto. Ci divertiremo. Direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con questo video. Ok, Vale, è arrivato il momento di scegliere dove andare. Il primo negozio. Allora, inizierei in modo abbastanza tranquillo, perché poi ho già delle idee per dopo. E direi di iniziare andando da Urban. Urban Outfitters. Urban Outfitters. Mi piace anche perché lì ci sono cose che a me piacciono. Bene. Sto sudando. Oh mio Dio. Quindi, primo negozio. Urban Outfitters. Secondo il fatto che siamo arancioni, c'è la musica in sottofondo, potrebbero segnalarmela per copyright. Siamo arrivati. E adesso, Valeria, ora devo ispezionare un pochino tutti i vestiti e sceglierò un outfit spaziale. Boom. Allora, prego, è arrivato il tuo momento. Allora. Vabbè, la felpa schiaffi di caldo. Ah, meno male. Questa è una camicetta un po' da Luciano. Rosso. Ma dai, così un po' tropicali. Non capisco le tagli, dove sono scritte. Ragazzi, la prima cosa che ha tirato fuori. Io non sono a fuoco. No, già non mi convince. Ma cosa? Lo sono petto un po' caldo. No, raga, io e la moda sapete che siamo un po' in un mondo parallelo. Che paura. Io alla ricerca di una canottiera, ma ci sono solo felpe. Siamo ad agosto. Una canottierina. Oh mio Dio. Ti prego. Voglio vederti con questi. Voglio vederlo con questi pantaloni. Mi sto per sentire male. Bellissimi. Sembra un pigiama. Già mi ci vedo io con quei pantaloni. E già mi ci vedo tipo io con un bel camper, con i fiorellini in testa, gli occhiali. Mi viene da piangere. Un'ansia. Questi sono i primi outfit che lei ha scelto per me. E mi auguro che non mi compri cose che non mi piacciono. Ma che... Allora, è tornata la stylist. Abbiamo questo cappellino qui, verdino. Bello. È carino, è contrario. Mi sembra da... Bellissimo. Tipo... No, com'erano quello? Paola. Enzo e Carla. Io un po' Enzo e Carla. Ma come ti vesti? Ho preso questi pantaloncini qui che non mi piacciono neanche a me. Però non ce n'erano. Cioè, sono belli. Ci sono solo maglioni, pantaloni lunghi e siamo ad agosto, io non ho parole, vabbè. Oddio, cade tutto. E poi questa maglietta che mi piace, dai, questa non puoi dire che è brutta. È un po' sul verdone. Bruttissima. No, no, un po' così. Ragazzi, non si può vedere, aiuto. Dai, sul verdone, abbinata al verdone qua, un po' American style, Lil Huddy. Quello, no? Sì, proprio quello. Andiamo a provarle. Ci hanno sfrattato il cappellino. Ce l'hanno tolto perché non si poteva portare. Taran.
No, vabbè. No, vabbè. Tu Aladdin. Adoro, adoro. Sono orribili, amo. Prego, questi no. Sono orribili. No, questi mi sa che te li risparmio, non te li faccio prendere. 3, 2, 1. Attenzione, il più buono del West. Amo, sei fighissimo. I pantaloni poi sono stupendi. Sembra che ti sei tipo cacato addosso 10 volte. E niente, quindi questo qui è l'outfit numero 1. Io direi che questo bocciatissimo. Però volevo vederti con questi pantaloni. Era proprio un sogno della vita che finalmente si è realizzato. Oh yeah. 3, 2, 1, outfit 2, ragazzi. Dai, non è male. No, dai, non è così. La maglietta a me piace un sacco. Io sono amante del tie-dye ormai. I pantaloncini un po' grandi. Non è male. Però non è male, non sono così scarsa. Vedi, dubitavi di me, dubitavi di me. E invece. E invece. E invece. No. Mi dispiace, non è proprio approvata come stilista, però. Era la mia ambizione per il futuro, mi ha distrutto tutti i miei sogni. Mi dispiace, ma no, non sei fatta per questo. Sei molto brava in altre cose, in questa no. 3, 2, 1. Ma è bellissimo. Ma non è male invece. A me piace, ti dirò. Sono un po' larghi le cose, cioè. Ti giuro, mi sento tipo i bambini, sei quelli piccoli. Ma è bellissimo, è cute. Sono io che ho il potere. Che quanto è bello avere il potere, ragazzi. Quanto è bello. Non sei una persona simpatica. Poi detto con questo outfit così. Non sei una persona simpatica. Allora, amici, Luciano è salito, quindi. La Vale è ancora dentro, da Urban. Sceglierò io cosa delle cose che ha provato comprare. Ho intanto la sua carta in possesso. Lei sceglierà dei pezzi che comprerà e io non potrò dire e fare niente. Quindi speriamo che scelga bene. E allora, delle cose che ha provato, gli risparmierò i pantaloni, quelli brutti, e anche la salopette perché gli stava molto grande. E prenderò questa maglietta, che è quella che aveva sotto la salopette, i pantaloncini neri, mi cadono intanto cose, la camicia a fiori. E nulla, lei è giù. E la maglietta, questa qua, che a me piaceva un sacco, tie-dye. Con la mia carta. Andiamo in cassa. Vale, è arrivata. Ce l'ho fatta, qua. Amici, ce l'ho fatta. Ed ecco qui quello che ha comprato, io ancora non ho visto. Adesso. Loro lo sanno, invece. È vero, perché lei ha ripreso tutto. Eh già. Quindi adesso vedremo la mia reazione. È stata brava, te lo dico. Vedo già qualcosa di... Almeno non c'è la salopetta. E neanche i pantaloni marci blu. Esatto, ah, c'è questa che è figa. Quella è bella. Questa mi piaceva, anche la camicia. La camicia. E anche il pantalone hai preso, amo. Sì. Grande, anche se mi sta un po' grande, ma direi perfetto. Dai, sono stata brava. È stata bravissima. Proseguiamo. Volete sapere una cosa divertente? Oltre al mio outfit, lei sceglierà anche il mio nuovo orecchino. E anche le scarpe voglio prendere, te lo dico. Eh sì, ci vuole, Fai il figo, outfit, outfit, le scarpe ci vogliono. Prossimo negozio sarà Foot Locker, Looker, sì, Locker. Sì, le scarpe. Sceglierà delle scarpe, ve lo giuro, c'ho stra paura di questa cosa perché le scarpe sono una delle cose per me più importanti. E se sceglie le scarpe che non mi piacciono, flop. Dai, le scarpe me la sento bene, sono brava. E ho un'idea, io sono Jordan addicted e quindi li prenderò un paio di Jordan, sicuro. Mi piace questa cosa, mi spaventa il modello che potrebbe scegliere. Però, già che parli di Jordan, non mi dispiace. Cosa ne pensi? Io approvo quelle blu. Amo, che ne pensi? Sono belle. Ragazzi, alla fine abbiamo trovato il numero e la Vale ha deciso queste. Io direi che sulle scarpe sono andata bene, Sei stata molto brava. Mi piacciono un sacco, infatti sono contento che abbia scelto queste e non le altre. Che facciamo? E voilà, io fiera del mio acquisto per te. Amici, next step, siamo qui da Bershka. E ho già avvistato un paio di cose molto carine che sicuramente vorrò prendere al nostro caro Luciano. Quindi io vado subito alla ricerca. Oltretutto non so quanto potrò riprendere perché c'è una musica altissima. E quindi vi farò vedere qualche clip e poi dopo vedrete tutto quanto. Ho scelto per il nostro Lou è composto da questa camicetta che è molto suo stile, un po' California mood, così.
cosino abbinata a questi pantaloncini qui semplicissimi bianchi, molto basic, secondo me può farci. Proviamolo. Io approvo questo outfit di brutto. Questo è l'outfit. Non so, me lo immagino in spiaggia con un falò a suonare la chitarrina, l'ukulele. Bene, scopriremo dopo quando io uscirò e cosa comprerà. Però questo non è poi così male. Guardate qua che muscoloso. Comunque la prossima cosa che gli farò provare è questa felpa qui, che devo dire è un po' tamarrina, ma non è neanche così male. Sì? Molto tamarra. Molto tamarra. Molto. Ci piacciono le cose tamarre. Il prossimo outfit, visto che mi ha bocciato il cappellino di prima, è composto, oddio, non si slega, ok, da questo cappellino qui rosso, dei jeans blu lunghi e questa maglietta qua molto molto carina, sempre con le palme. Io ormai sono palme addicted. Tu, bimbo che va a prendere il gelato, sembri. Io no, sembro Timmy Turner. È vero, voglio farmi un bel gelato con crema, mirtilli e cioccolato. E voilà ragazzi, modello Abercrombie 2020. Abbiamo questo outfit che non mi dispiace. Metti il cappellino. Ed è così che Luciano tornò. Prova a metterlo all'indietro. Con i capelli dentro? Vai, sì. Vogliamo vedere tutte le versioni di Luciano. Ragazzi, guarda che buono. Ma c'è uno di quei bambini che è andato a prendere il gelato. Gelato? Mamma, non mi dai il gelato? No, non ho capito il gioco. No, scusate, interrompete. Comunque l'outfit direi che è abbastanza approvato, no? Non male, guarda come fa vedere gli addominali. Tiratela meno. Oh, Luciano se la tira. Volete vedere una cosa bella? Vai. Me. E per ultimo ho preso questi pantaloncini qui barra costume, non ho ben capito cosa sia. Vediamo un po'. Che ne pensi? Tanto scelgo io. Comunque so. noi ordinati sempre comunque. Io li boccerei, non mi piacciono. Amo, abbiamo trovato i tuoi pantaloncini. Voglio vederti solo in giro con questi d'ora in poi. Sì, sono quelli giusti. Ti donano, il lilla ti valorizza. Intorno alla mia pelle. Stupendo. Ok ragazzi, ho preso anche i vestiti da Bershka. Ha preso un po' di cose che ancora non ho visto però, che più o meno sono tra quelle che appunto ho visto e ho provato in camerino, e più o meno ho capito che ha capito che a me piacciono certe cose, quindi spero che le abbia preso anche le cose sono che piacevano a me. Abbastanza brava, dai. Infatti qua ci sono tutti i sacchetti. La cosa che mi soddisfa di più sono le scarpe. Le scarpe veramente una chicca. Sì, sì, sono proprio belle e oltretutto ne avevo bisogno dopo che ho comprato un altro paio di scarpe. Decide tutto la Vale oggi. Oggi sì. E niente, adesso andremo a prendere il mio orecchino, perché deve cambiarlo, quindi sceglierò io ovviamente. Allora, io direi di prendere un cerchio con un teschio fucsia glitterato. Non dico cosa non voglio, no, perché non probabilmente vero, lei potrebbe prendere quello che non voglio. In più sto grondando, ragazzi. Sì, sto gocciolando. Sto gocciolando letteralmente. Io così in questo momento, letteralmente sotto le mie ascelle, questa è la situazione. Che paura, mi raccomando, scegli bene. Ok ragazzi, sono qui e nulla, adesso mi cambierà l'orecchino e la Vale è dovuta scappare via. E ha scelto lo stesso anellino però grigio, cioè in argento, quindi dai, va bene. Sì, sono a casa, mi sono lavato perché facevo schifo, letteralmente avevo bisogno di lavarmi. In più ecco a voi l'orecchino cambiato, non ve l'avevo ancora fatto vedere ma yes, eccolo qua. Questo è quello che ha scelto la Vale. Onestamente non mi fa impazzire, anche perché è un po' grandino rispetto a quello che avevo prima, però vabbè, va bene lo stesso, tanto volendo lo posso cambiare quando voglio, quindi insomma. E nulla, adesso penso che mi vestirò e vi farò vedere al volo un po' quello che la Vale ha preso. E nulla, sono contento di questo shopping, anche se molte di queste cose non mi piacciono tantissimo, però vabbè, me le farò andare bene lo stesso. Sì. Ok ragazzi, da dove partiamo? Dalle cose di Bershka che non avete ancora visto. Buongiorno da Mombello. Alla fine Vale ha deciso di prendermi questi pantaloni che a me onestamente piacevano tanto, quindi sono più che contento. Questi qua sono fighi, quindi dai, ci stanno. Poi ha preso la camicia che non mi faceva impazzire, ma va bene lo stesso, la accettiamo. In tutto ciò raga non so quanto lei abbia speso, ma penso abbia speso tanto. E niente, ha preso anche questa maglietta che anche questa non mi dispiace, è carina, ci può stare. E poi, ah boh, ha preso solo questa alla fine, i pantaloni, che non sono male. Boh, da Bershka non ha preso tantissime cose, cioè alla fine mi aspettavo ci fosse qualcosa di più, perché erano due sacchetti, quindi boh. Però va bene lo stesso, cioè sono contento, meglio così. Meglio per il mio conto. In più, le Jordan mi piacciono, non sono male, soprattutto per il colore, non mi dispiace perché è un bel colore, a me piace il blu, quindi penso che le userò. E nulla, sono carine, dai, non sono malissimo. Qui ci sono le cose di Urban, la camicetta, poi i pantaloncini che mi stanno grandi. Mannaggia, grazie Vale per dei pantaloni che non potrò mai mettere. Poi cos'altro ha preso? Ha preso le due magliettine, questa qua. E dai, questa qua ci sta, è un po' estiva, fresca.
ci sta, mi piace. E questa qua un po' tie dye, che domani si parte, evviva. Cosa sto dicendo? Non lo so nemmeno io, ragazzi. Sarete... Oddio, ragazzi, è tutto qui. Pensavo di aver preso qualcosa di più. Perché? Sono confuso. Ragazzi, questo era quello che abbiamo preso alla fine. Avevo provato tante cose, però queste sono le cose che alla fine abbiamo comprato. Ed è, va bene, insomma, va bene. Cioè, direi che è stato divertente e che non lo rifarò mai più. Ovviamente sto scherzando, è stato comunque divertente fare una cosa del genere. In più tutte le cose che ha preso non sono poi così male, cioè sono cose che posso utilizzare e che mi piacciono, quindi ci sta. E niente, quindi ragazzi, questo video finisce qui. Spero davvero tanto che questo video vi sia piaciuto in compagnia della Vale. Se è stato così, fate diventare quel pollice blu. Ciao. Vabbè, ci sono anche loro. Ciao. Qua. Buongiorno lavandello. Buongiorno lavandello. Oggi a mare. Oggi a mare. Quindi fate diventare quel pollice blu, commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Qui sotto vi lascio sempre tutti i miei social dove, se voi volete, potete seguirmi. Una testa di Ox e la testa di Stefano. Una testa di cane. Insomma, da qui è tutto. Noi vi mandiamo un grande bacio, anche se loro non c'entrano niente, però vabbè, ci sono sempre nei miei video. E ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao.